Stenosi del giunto pielo-ureterale è una patologia dovuta al restringimento del passaggio tra la pelvi renale, che è il bacinetto che raccoglie l'urina, e l'uretere, che è il tubo che la convoglia verso la vescica. La causa principale è una stenosi congenita, cioè che c'è dalla nascita, che può essere più o meno serrata. Un'altra causa abbastanza frequente è la presenza di un vaso anomalo, cioè di un vaso che decorre in maniera anomala verso il rene, e così facendo ghigliottina questa giunzione e la rende più stretta. La stenosi del giunto può essere asintomatica. Se sono presenti i sintomi, i principali sono: nei bambini più piccoli, neonati e lattanti, febbre alta, inappetenza, vomito, ritardo della crescita, mentre nei bambini più grandi, dolore al fianco, infezioni di urinari che possono arrivare alla pielonefrite, nausea e vomito. La diagnosi consiste innanzitutto in una raccolta accurata dell'anamnesi da parte dello specialista e poi dall'esecuzione di alcuni esami strumentali, che sono l'ecografia, la scintigrafia ed a volte anche la risonanza magnetica. Non tutte le stenosi del giunto devono essere operate, ovviamente. Ci sono delle chiare indicazioni e delle linee guida. In caso di intervento, le possibilità sono, con tecnica classica open, laparoscopico, oppure robotica. Da qualche tempo abbiamo anche noi robot in ospedale. La robotica sicuramente è la nuova frontiera della chirurgia. È un approccio estremamente tecnologico, ma di certo non è un approccio mini-invasivo come qualcuno dice. Basta pensare che per fare l'intervento in robotica si devono usare tre o quattro trocar di 8-10 mm, con tempi di esecuzione lunghi e una degenza allungata. Di solito si fa nei pazienti più grandi. Noi abbiamo messo a punto una tecnica che prevede l'utilizzo di un divaricatore autostatico con un'incisione di 1 cm, 1,5 cm, utilizzando una tecnica classica, e dopo l'intervento non vengono lasciati drenaggi e il paziente viene dimesso il giorno dopo. Per cui questa sicuramente è una tecnica molto innovativa, che è stata anche pubblicata e viene utilizzata in tutto il mondo.